tocca adesso? Tocca a noi. Oh, a te che ti è successo, piccoletta? Abbiamo avuto pure la nostra avventura. Dai, andiamo a fare un controllo allora. Raccontami un po', che guai avete avuto? Allora, stavo volando con i nostri aeroplani. Era un viaggio molto lungo e faticoso, ma c'era un bel venticello e io e Johnny stavamo bene. La riconosci perché vola sempre vicino agli arcobaleni. È molto spericolata, sai? Poi mi sono accorta che usciva il fumo dal mio motore e quindi siamo dovute atterrare velocemente con un atterraggio d'emergenza pericolosissimo in un deserto immenso e sconfinato. Che poi tanto deserto non doveva essere, perché lì vicino abbiamo trovato una macchina da corsa e con le chiavi dentro. Chissà di chi era. L'abbiamo presa e siamo andati ad esplorare il deserto. Ma quando meno te l'aspetti, ecco che spunta ad una pianta piena di spine, un drago gigante sputa fuoco, è pronto ad ucciderti! Allora sono andata via velocissima e per poco Giulio stava per cadere. Però non si è fatta niente, è solo spaventata. Io no. E poi nel deserto, eccolo, un castello viola bellissimo. Neanche nei film lo trovi così. E c'era anche un unicorno che beveva da una pozza d'acqua rosa. Allora, dato che eravamo molto affamate, abbiamo deciso di mettere su un banchetto enorme. Così, nel caso fossero venuti gli abitanti del deserto non tanto deserto, potevamo mangiare con noi. Non ci siamo riuscite, perché è arrivato lui, il gatto pirata. Voleva prenderci tutto il banchetto e mangiare tutto da solo. Allora ho tirato fuori i miei guantoni scacciagatti pirata per andare subito a combattere. Ma Giulia è partita la carica da sola e ha difeso me, tutto il cibo e anche il castello. Il gatto pirata è molto cattivo e l'ha ferita. Giulia mi ha detto che non può fare altre avventure con me e io sono triste. Oh, eccoci qui. Pronti per una nuova avventura. Ok, grazie. Ciao. Ciao.